progettuale per ora, che però ha fatto già un primo passo. Una centrale idroelettrica di media potenza potrebbe nascere sulle sponde del fiume Volturno, sui territori comunali a confine tra Colli a Volturno e Montaguila. Si tratta di un'iniziativa promossa e sponsorizzata da un'azienda non molisana che avrebbe presentato già il progetto completo presso gli uffici tecnici della Regione Molise. Un progetto tecnico che andrebbe a prevedere la realizzazione di una struttura con potenza che dovrebbe superare, almeno secondo le prime indiscrezioni, i 100 kWh di produzione di energia elettrica. Il tutto sfruttando la potenza dell'acqua captata dal fiume Volturno, che nei tratti tra Colli e Montaguila, di pregiata fattura ambientale, possiede una portata non indifferente. Gli ambientalisti, però, sarebbero già sul piede di guerra. Infatti, alcune associazioni si starebbero già organizzando per opporsi fortemente al progetto. Ma a questo hanno pensato già, almeno in questa prima fase, le amministrazioni comunali di Colli a Volturno e Montaguila. Nei giorni scorsi, presso il comune di Colli a Volturno, si è svolta una prima conferenza di servizi alla presenza dei rappresentanti dell'azienda che vorrebbe realizzare la centrale idroelettrica, degli amministratori e degli enti locali interessati, tra cui il sindaco di Colli, Gianfranco Visco, e diversi rappresentanti del consorzio di bonifica della Piana di Venafro. Ferma l'opposizione all'iniziativa dei due comuni, che oltre a criticare il modus operandi dell'azienda che vorrebbe realizzare la centrale, hanno ribadito la tutela del patrimonio ambientale e del corso fluviale del Volturno. Ferma la presa di posizione del sindaco collese Gianfranco Visco, che non intende mollare nemmeno di un centimetro su questa vicenda. I progetti sarebbero stati inviati direttamente alla Regione senza l'opportuna adesione dei comuni interessati e degli enti coinvolti all'iniziativa progettuale. Una nuova battaglia ambientale sta per partire in provincia di Isernia. Ancora una volta vedrà protagonista il fiume Volturno, al centro di un progetto di produzione di energia pulita, eventi in corso tutti da seguire.